La parola di questa domenica, 25esima domenica del tempo ordinario, ci presenta nella prima lettura un Dio che si fa trovare, un Dio che si lascia trovare da te. Dice il profeta Isaia: cercate il Signore mentre si fa trovare. È un Dio che si lascia trovare mentre tu lo cerchi. Tu cerchi Dio, cerchi la felicità, cerchi la serenità, cerchi la pace, e Dio, che è tutto questo, garante di tutti questi sentimenti stabili, si lascia trovare da te. Sono due movimenti che si incontrano, armoniosi tra di loro, come due innamorati. Mentre l'uno sta componendo il numero della fidanzata sul cellulare, l'altra da casa magari sta guardando il cellulare desiderando di essere chiamata, e si sentono amati. Ma se la prima lettura ci mostra un Dio che si lascia trovare da te, il Vangelo mostra un Dio che scende e va a cercare. Sì, questa è la grande rivoluzione di Gesù, mistero dell'incarnazione, Dio che lascia i cieli per venire qui sulla terra, mistero dell'Eucaristia, di ogni messa, Dio che lascia i cieli e diventa pane, un Dio che viene a cercare l'uomo, che prende lui l'iniziativa. Ecco il padrone del Vangelo che ci presenta l'Evangelista: esce all'alba, alle 9, a mezzogiorno, alle 5 per cercare operai che lavorano la sua vigna. E gli operai, assunti in orari diversi, a fine giornata percepiscono la medesima paga e rimangono meravigliati. I pensieri di Dio non sono i pensieri degli uomini. Dio non ragiona come ragioni tu. Dio ragiona sempre positivamente. Dio ti guarda sempre positivamente. Ma come capire i pensieri di Dio? Come scrutare i pensieri di Dio? Abbastanza facile. Almeno questo è il metodo che adotto io, e la Scrittura lo dice. I pensieri di Dio non sono i tuoi pensieri. Allora quali sono i tuoi pensieri quando ti senti povero? Quali sono i tuoi pensieri quando ti senti nulla davanti agli uomini, davanti a Dio, davanti al mondo? Il contrario. Raggiungi Dio, come dicevano gli scolastici, in via negationis. Ti senti povero? Ti senti nulla? Ti senti piccolo? Ti senti fallito davanti al mondo, davanti alla vita? Ebbene, i tuoi pensieri non sono i pensieri di Dio. Davanti a Dio sei prezioso, davanti a Dio sei grande, davanti a Dio sei sempre bello, perché davanti a Dio, dal giorno del tuo battesimo, tu sei suo figlio, e Dio non dimentica i suoi figli. Quanto il cielo sovrasta la terra, dice Isaia, tanto i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Buona domenica.